Impazza il Toto Ministri. Il più classico degli sport del dopo elezioni è capire chi potrebbe ambire a un ruolo ministeriale nel primo governo guidato da una donna, Giorgia Meloni. Lei, la vincitrice netta delle elezioni di domenica, per ora non parla, lavora. Trapela chiara la linea, voglio un governo inattaccabile che faccia bella figura in Italia e fuori. Inutile dire che le caselle più pesanti verranno assegnate con la forza dei numeri a Fratelli d'Italia. Meloni punta ad arginare l'alleato Salvini che difficilmente tornerà al Viminale. Il federale della Lega ieri ha chiesto per lui un ruolo di peso. Le ultime indiscrezioni lo vorrebbero all'agricoltura. Difficile, si accontenti. E il Veneto? La regione dove Meloni ha fatto capotto conta di avere spazi di peso. Quasi certo Carlo Nordio alla giustizia. L'ex magistrato, trevigiano, procuratore di Venezia, a capo delle inchieste sul Mose e sulle cooperative rosse, piace a Meloni, che lo candidò anche alla presidenza della Repubblica nei giorni caldi del Mattarella bis. Corre per un ministero anche Luca De Carlo, sindaco di Callalzo, coordinatore regionale del partito, potrebbe essere premiato così, visto il boom di voti ottenuto in Veneto. Verso il pesante dicastero dell'economia andrebbe Adolfo Urso, padovano, madre veneta, presidente del Copasir. Buone chance anche per la padovana d'adozione Elisabetta Belloni, si pensa a lei per gli esteri. In casa Lega potrebbe tornare ministro la vicentina Erika Stefani, alle autonomie nel Conte 1, alla disabilità con Draghi, unico rischio la troppa vicinanza al governatore Zaia che potrebbe pesare. Mentre crescono le chance di Mara Bizzotto, anche lei vicentina, salviniana di ferro. In casa Forza Italia si punta su Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato uscente, donna delle istituzioni, la padovana, conta sull'appoggio pieno di Silvio Berlusconi. E sempre dal partito degli azzurri si guarda a Flavio Tosi, l'ex sindaco di Verona. A fatica otterrà un ministero, ma la partita dei sottosegretari lo riguarda molto da vicino. La grande corsa, insomma, è partita. Per sapere chi taglierà il traguardo servirà parecchia pazienza.